Ciao ragazzi! Allora, dopo la prima guerra mondiale che abbiamo visto nel precedente video, oggi ci concentriamo su un nuovo argomento di letteratura italiana che è comunque legato molto alla prima guerra mondiale, Gabriele D'Annunzio, che voi sapete io amo moltissimo. E, se vi ricordate, abbiamo già studiato il contesto storico, culturale, letterario del decadentismo e il primo poeta che rientra nel decadentismo, cioè Pascoli. Quindi D'Annunzio, nella nostra linea temporale che abbiamo creato su tutta la letteratura italiana che abbiamo studiato fino ad ora e che continueremo a creare con gli autori successivi, D'Annunzio andrebbe inserito all'interno del decadentismo insieme a Pascoli, anche se vi ricordate abbiamo visto che non hanno necessariamente le stesse caratteristiche tutti i poeti del decadentismo e in particolare nel caso di D'Annunzio e Pascoli non c'è uno stesso stile di vita, perché se vi ricordate Pascoli è molto legato al mito familiare, quindi non ha le caratteristiche assolutamente di un poeta maledetto. D'Annunzio invece è molto legato alla politica del suo tempo, quindi non vive in una maniera intima come Pascoli, ma è effettivamente un vero e proprio poeta soldato. Io infatti ve l'ho chiarito già nel titolo. Poeta soldato vuol dire che D'Annunzio nel corso della sua vita, come vedremo anche negli schemi successivi, combatte nella prima guerra mondiale e si fa anche capopopolo in nome dell'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale a fianco dell'Intesa, e tutto ciò sarà da noi analizzato per bene nel corso del video. E io vi ho anche inserito un altro punto chiave di D'Annunzio, che è poeta vate. Poeta vate vuol dire che, come effettivamente i poeti del decadentismo, anche lo stesso Pascoli, se vi ricordate, ma anche lo stesso Baudelaire, anche D'Annunzio ritiene che il poeta in effetti abbia un ruolo superiore rispetto agli altri uomini. Quindi, se nel romanticismo avevamo studiato con Manzoni il desiderio di mostrare a tutti la morale cristiana di cui lui si faceva portavoce, nel caso di D'Annunzio vediamo invece un desiderio di mostrare comunque un poeta superiore alla massa, che lui definirà superuomo, partendo anche dal concetto di superuomo del filosofo Nietzsche, ma che noi andremo ad approfondire meglio nelle prossime lezioni, sia nella poetica che nelle opere. Comunque, poeta vate vuol dire poeta veggente, cioè un poeta che riesce appunto, essendo un superuomo, avendo capacità intellettive superiori agli altri uomini, all'uomo medio, riesce a cogliere tutto ciò che c'è oltre la realtà che noi percepiamo con i sensi. E in effetti, questo poeta diventa quasi un veggente nel rapportare l'uomo con ciò che c'è oltre. Quindi è come un portatore di un messaggio superiore, un messaggio che non tutti possono comprendere. E questo lo vedremo meglio poi anche nel rapporto che lui ha con la natura, per esempio, come vedremo nella Pioggia nel Pineto, questa sorta di comunione estrema, di compenetrazione quasi nella natura, che solo il poeta è capace di cogliere. Il poeta è capace quindi di cogliere le cosiddette corrispondenze, come le definiva Baudelaire, cioè i rapporti tra gli elementi naturali e l'interiorità umana, l'elemento naturale e l'uomo stesso, anche ove sia molto difficile coglierli. Quindi è un qualcuno che ha capacità in più rispetto alla massa. Poi nel caso di D'Annunzio coesistono in realtà entrambe le visioni del poeta, cioè è un poeta soldato, quindi in qualche modo il suo messaggio a livello di capopopolo, anche a livello di portatore del nazionalismo, di portatore di un messaggio di amore
estremo per la sua patria, per l'Italia, è un messaggio quello che tutti possono cogliere, però nello stesso tempo, in quanto poeta abate, il suo messaggio poetico invece spesso può essere complesso da cogliere e comunque non alla portata di tutti, ma in particolare alla portata di chi è più colto. Tant'è che, se vi ricordate, abbiamo studiato bene le figure retoriche che il decadentismo utilizza proprio per dimostrare questi collegamenti difficili da cogliere, queste corrispondenze appunto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'oltre. E prima tra tutti, se vi ricordate, abbiamo studiato l'analogia, che non a caso è proprio una metafora più complessa, cioè un paragone molto complesso da cogliere, proprio perché queste corrispondenze non sono facili da cogliere, allora anche la forma non deve essere semplice da cogliere. E però non mancano gli autori del decadentismo, se ricordate anche Pascoli, che invece utilizzano anche a volte un linguaggio molto più semplice da cogliere, come ad esempio il linguaggio musicale, il linguaggio ritmico, e quindi un'altra figura retorica chiave che è l'onomatopea. Però questo è un discorso che noi in realtà abbiamo già affrontato e che continueremo ad affrontare in seguito. Poi, se vi ricordate, in ogni autore tendiamo ad osservare data di nascita e data di morte per comprendere storicamente quest'autore, in che periodo va ad operare, perché ovviamente il periodo storico in cui opera influisce molto sul suo pensiero e sulla sua poetica. Quindi D'Annunzio nasce nel 1863, perciò vive la sua infanzia e l'adolescenza nel periodo post-unità d'Italia, quindi vivendo appieno quel divario tra nord e sud di cui abbiamo parlato tanto, e anche le difficoltà economiche che l'Italia affronta per superare le tre guerre di indipendenza che l'Italia ha dovuto portare avanti per ottenere l'indipendenza dallo straniero e quindi l'unità d'Italia. Nello stesso tempo l'Italia non aveva ancora un'identità nazionale ben definita, nonostante politicamente si fosse ormai riunita, perché per tanto tempo era rimasta divisa. Perciò in D'Annunzio vediamo anche questo desiderio, in quanto capopopolo spesso, di portare avanti invece questa identità nazionale e di infonderla negli altri italiani. Poi vive anche la Prima Guerra Mondiale, che, come vedremo in seguito, per lui è fondamentale come esperienza di vita, che riporterà poi nella sua poetica. E poi vive la prima fase del fascismo, fino ad arrivare alla parte più totalitarista, che è quella degli anni 30, che però lui non appoggerà appieno. Allora, iniziamo quindi adesso, dopo aver fatto questa introduzione iniziale, con la sua vita. Nacque a Pescara, se vi ricordate, oltre alle date di nascita e morte è importante ricordare anche il luogo di nascita per comprendere in che parte d'Italia il poeta si trovi ad operare, perché se vi ricordate, se un poeta viveva nel sud, ovviamente si faceva più portavoce magari del divario tra nord e sud. Ed è terzo di cinque figli. Ebbe sempre un rapporto speciale con sua madre, rapporto che egli stesso definì quasi mistico. Per lui quindi la figura materna sarà una figura di riferimento, nonostante lui sarà un grandissimo playboy, no? D'altri tempi, avrà tantissime donne, tantissime amanti, nonostante fosse sposato in realtà con una nobildonna. Arriviamo adesso ad un altro aspetto da introdurre di D'Annunzio, che è quello del suo estetismo, diciamo parola chiave della sua poetica, che andremo ad analizzare e a sviscerare meglio anche quando studieremo appunto la poetica. Estetismo che vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi vive la propria vita, ma non tutti riusciamo a viverla appieno. Secondo il D'Annunzio esteta,
la sua vita doveva essere dipinta su una tela bianca con tanti colori, come se fosse un'opera d'arte. Perciò ogni giorno doveva essere vissuto a pieno delle proprie capacità, a pieno della propria consapevolezza, a pieno della propria forza. L'esteta, quindi, vive a pieno la propria vita, ogni giorno, ed è un amante del bello, un amante dell'arte. D'Annunzio ritiene quindi che il poeta stesso crei la bellezza e non sia data già dalla natura. È il poeta che con il proprio costruire la propria vita come un'opera d'arte crea il bello nelle proprie opere, quindi il bello poetico, il bello artistico. E perciò anche tutta la sua vita è basata su questa bellezza, su questa ricerca del bello e dell'arte. E questo lo vediamo già a partire dalla sua prima gioventù, perché lui pubblicò la sua prima raccolta poetica, Primovere, a soli 16 anni. Io ragazzi vi dico sempre, a 16 anni pubblica già una raccolta poetica. Voi magari ne avete 20 e perdete molto della vostra vita senza viverla appieno. Invece il suo insegnamento è proprio questo, che la vita va vissuta appieno, e lui lo fa a partire dai suoi 16 anni con la sua prima raccolta poetica, ed è già un esteta perché ha già ben compreso che per essere un vero cultore del bello bisogna vivere appieno la propria vita, ma soprattutto creare un personaggio di sé, far parlare di sé. Tant'è che diffonde a soli 16 anni, prima di pubblicare questa raccolta, la notizia della sua morte, così che le vendite crescano esponenzialmente, ovviamente. Questa trovata quasi pubblicitaria, quasi di marketing, straordinaria per un autore di quel tempo, fa già capire all'ambiente letterario italiano del tempo che grande personaggio si stesse approcciando all'arte e alla poesia di quel periodo, e tutta la sua vita sarà legata a questo desiderio di creare un personaggio di sé. Lo farà in tantissimi modi, ad esempio la leggenda più famosa su D'Annunzio è quella della costola, no? Che si sia levata una costola, ma in realtà sappiamo che fosse solo una leggenda, rientra anche quella proprio nell'essere un esteta, nel creare un personaggio di sé. Ma il momento in cui effettivamente consapevolmente nasce il suo estetismo è nel 1883, quando si trasferisce a Roma e inizia la sua vita inimitabile, come lui stesso dice, cioè questa vita realmente da esteta, in giro per i salotti mondani, una vita fine e raffinata, basata sull'amore per il bello e per l'arte. E avrebbe voluto in realtà nella capitale iscriversi alla facoltà di lettere, ma diverrà ben presto un cronista di vita mondana e uno scrittore, e quindi vivrà appieno appunto questa sua vita da esteta. Questo concetto, quello dell'estetismo, sarà la base del suo primo romanzo, il suo capolavoro, Il piacere, del 1889, ritenuto appunto il manifesto del decadentismo italiano. Io all'interno della vita vi sottolineo più che altro quest'opera, poi nella poetica e nelle opere vi sottolineerò almeno un'opera per ogni fase poetica. Quella dell'estetismo è solo la prima fase, in cui dimostra appunto questa diversa anche funzione del poeta ormai nel decadentismo. Allora, dicevamo ragazzi,
Il poeta nel decadentismo è quindi un essere superiore, tant'è che D'Annunzio parlerà anche di superuomo, riprendendo il concetto anche dalla filosofia di Nietzsche, anche se hanno poi due accezioni diverse. Però non voglio anticiparvi troppi elementi, adesso stiamo studiando gli elementi chiave della vita, perché tutti questi elementi verranno poi spiegati molto bene all'interno della poetica e delle opere. Tant'è che, se avete visto, non vi sto scrivendo le opere ancora nella vita, perché poi noi ci staremo tanto e approfonditamente su quelle. Allora, quindi dicevamo, questo poeta, superuomo, essere superiore agli altri, definito anche vate, è così definito perché appunto è quasi un veggente, cioè legge le corrispondenze, come diceva Baudelaire, tra gli elementi naturali e l'uomo stesso. Vedremo che, per esempio, in Pascoli, che già ha un po' il concetto di un poeta come essere superiore, se vi ricordate, è l'unico che riesce a mantenere il contatto col fanciullino che c'è in lui, già avevamo visto che la natura si faceva specchio dell'animo del poeta. In D'Annunzio vedremo ancora di più questo aspetto, soprattutto nel suo capolavoro La pioggia nel pineto, in cui il suo io poetico effettivamente si ritrova in questo pineto con la donna amata e assiste quasi alla trasformazione della donna stessa in elemento naturale, col volto verdeggiante, quasi come se ci fosse una comunione fortissima con la natura, addirittura quasi una compenetrazione nella natura. Perciò il poeta è quindi un essere superiore e lo vedremo meglio. Andando avanti nella vita, un punto chiave della sua vita sarà quello della conoscenza di una donna che cambierà un po' la sua vita, che è Eleonora Duse, che era una delle più grandi attrici italiane teatrali del tempo. Con lei si dedicò quindi anche all'attività teatrale e anche su questo torneremo quando studieremo le opere e vedremo diverse opere teatrali scritte proprio per la divina, veniva chiamata Eleonora Duse. E in questo aspetto andiamo a ritrovare un'altra caratteristica del suo crearsi un personaggio, quindi del suo estetismo, perché vedremo che, secondo alcuni studiosi, D'Annunzio e la divina Eleonora Duse, addirittura quando uscivano da teatro, quindi dopo i loro spettacoli scritti da D'Annunzio e recitati dalla divina, molte volte discutevano anche animatamente di fronte ai giornalisti che iniziavano a nascere in quel periodo, no? Se vi ricordate, e effettivamente lo facevano, secondo alcuni studiosi, proprio per far parlare di loro. Quindi, ancora di più, rientra nel concetto dell'estetismo, crearsi un personaggio, far parlare di sé. E diciamo che questo rapporto con Eleonora Duse sarà importantissimo per D'Annunzio, anche se non è l'unica donna della sua vita e non lo sarà, ce ne saranno altre. A partire poi dal 1909 arriva un altro aspetto fondamentale per la vita di D'Annunzio, che è quella della sua grande passione per il volo. E questa sarà una passione fondamentale per lui, perché sarà il fautore durante la Prima Guerra Mondiale, aspetto che vedremo adesso nel prossimo schema, del primo volo su una capitale europea, soprattutto perpetuato da un non esperto, ovviamente c'era con lui un pilota esperto, cioè il volo su Vienna durante la Prima Guerra Mondiale, quindi sulla capitale nemica per eccellenza dell'Italia, come vedremo subito dopo. Il problema è che questo suo stile di vita raffinato, perché anche comunque fare dei voli a quel tempo non era cosa da poco, di poco costo, e in più abbiamo visto che il suo amore per il bello in oggetti costosi era grande, lo portò ad essere assediato dai debiti, dai debitori e anche dagli usurai, e quindi fu costretto a un certo punto ad andare in esilio in Francia e tornò solo nel periodo della Prima Guerra Mondiale.
Allora, ora andiamo ad analizzare il rapporto tra Prima Guerra Mondiale, appunto, e D'Annunzio. Perché D'Annunzio, nel momento in cui si trovava ancora in esilio in Francia, inizia a sentire le notizie dello scoppio della Grande Guerra, no? Che è l'altro nome della Prima Guerra Mondiale. E ovviamente, da buon nazionalista, aveva tutte le intenzioni di tornare in Italia e combattere con l'Italia. E in particolar modo aveva già in mente l'idea che l'Italia dovesse schierarsi per l'appunto con l'intesa e non con le sue alleate, quindi gli imperi centrali, Austria e Germania. Perciò proprio la Grande Guerra fu per il poeta l'occasione per tornare in Italia. Ovviamente una volta tornato si schierò, quindi nel 1915, quando si crearono questi due schieramenti, dalla parte degli interventisti, come abbiamo detto diverse volte, come anche molti altri intellettuali, e si arruolò anche come tenente, proprio lui volontariamente. Però proprio in questo periodo, quindi durante la Grande Guerra, nel 1916, durante un giro di ricognizione in aereo, perché abbiamo detto che l'aereo era per lui il suo amore più grande, perse l'uso di un occhio, si fece male all'occhio destro e ne perse l'uso. Allora, come funzionavano i voli e diciamo i bombardamenti, anche se ancora non erano bombardamenti veri e propri, durante la Prima Guerra Mondiale? L'abbiamo detto diverse volte. Sì, metteva la mitragliatrice o più mitragliatrici nei buchini dell'elica dell'aereo, così che girando l'elica le mitragliatrici o la mitragliatrice sparassero e quindi risultasse una sorta di bombardamento. Che cosa succede però? Che D'Annunzio si fa male proprio con la mitragliatrice che sta girando all'interno dell'elica e quindi perde l'uso dell'occhio destro. Fate attenzione perché in questa fase siamo già, questo ve lo accenno, ma poi lo vedremo meglio nelle opere in cui, come nella poetica, faremo sempre il confronto con la vita per capire bene in che periodo siamo, perché appunto all'interno della vita volutamente non ve lo inserite. Siamo già in questo momento in cui lui perde l'uso dell'occhio, nel momento in cui inizia a dedicarsi all'ultima fase della sua scrittura, che viene chiamata prosa notturna, cioè una scrittura che è in prosa, badate bene, non in versi, quindi non una poesia, che viene chiamata notturna probabilmente proprio perché D'Annunzio vedeva ad ombre in qualche modo, no? Quindi, secondo molti studiosi, questo tipo di prosa nasce volutamente nel periodo in cui lui perde l'uso dell'occhio destro e effettivamente è una scrittura fatta di immagini, fatta di sensazioni, fatta di impressioni, fatta di ricordi, ma una scrittura quasi scrittura creativa la potremmo definire, ci torneremo sopra. Fatta di immagini vuol dire che riusciva a dipingere quasi delle immagini con la sua prosa, non con una scrittura in versi, con una prosa, quindi in maniera ancora più complicata, riusciva a dipingere delle immagini nella mente del lettore. E non a caso, come avevamo visto anche in Leopardi, spesso un impedimento ad uno dei nostri sensi o un impedimento visivo, come era stata la siepe nel caso di Leopardi, ci porta a avere una maggiore capacità immaginativa. Vi ricordate, Leopardi aveva l'impedimento della siepe, quindi attiva la dimensione immaginaria per poter vedere quello che non vede con la vista a causa dell'impedimento della siepe. D'Annunzio vede con un solo occhio, quindi vede in qualche maniera in modo notturno, appunto, in modo quasi ombreggiato, e attiva anche lui una dimensione di immagini. Quindi quella sarà un tipo di prosa innovativa
diventerà la base anche delle nuove scritture e narrative del Novecento, come poi vedremo. A questo punto arriva una curiosità molto bella su D'Annunzio e che ci fa capire anche perché lo chiamiamo poeta soldato. Infatti, nell'ultimo anno di guerra, il 9 agosto del 1918, lui prese i suoi bel 11 aerei monoelica e volò alla volta della capitale nemica, cioè alla volta della capitale dell'Austria, quindi Vienna. Questo volo, rimasto nella storia, chiamato volo su Vienna, fu il primo volo su una capitale europea, cioè il primo volo su una capitale europea, perché nemica soprattutto, perché il volo verrà utilizzato molto come metodo di guerra nella seconda guerra mondiale, ma ancora non tanto nella prima. Poi l'Italia non aveva tanti aerei, soprattutto li prendeva in prestito di solito dalla Francia. E lui prese i suoi 11 aerei con un pilota al suo fianco, anche se in molte foto sembra quasi sia lo stesso D'Annunzio a guidare, e volò alla volta di una capitale nemica. Volò sulla capitale nemica non per bombardarla come si faceva durante la prima guerra mondiale, appunto mettendo la mitragliatrice nell'elica, ma per lanciare, quindi in maniera quasi pacifica, 40.000 volantini, su cui lui invitava l'Austria alla resa, invitava l'Austria ad arrendersi, e lo faceva in una maniera appunto pacifica, scrivendo, come io vi ho scritto, viva la libertà, viva l'Italia, viva l'intesa. Questo suo volo fu in realtà, secondo molti studiosi, leggendario proprio perché proprio dopo questo volo finalmente l'Italia riuscì a risultare vincitrice nella guerra. Quindi sembrava quasi che effettivamente l'Austria fosse stata segnata da questo volo, seppur non di bombardamenti ma pacifico, ancora di più che da bombardamenti, perché il popolo viennese e quindi tutta l'Austria fu segnata proprio dalla grandezza di questo poeta e quindi psicologicamente l'Austria si sentì colpita da questo poeta che aveva tutta questa fiducia nella sua patria, nell'Italia e nell'intesa. E effettivamente su tutti i giornali austriaci ci sono ancora le foto storiche che potete anche trovare in rete. Io ve le mostrerò a lezione, adesso non essendo una youtuber di professione mi è un po' difficile farlo, però ci sono ancora le foto dei volantini e soprattutto dei giornali viennesi e di tutta l'Austria che titolavano «Ma dove sono i nostri D'Annunzio?» perché solo l'Italia aveva un poeta così avanzato da riuscire a perpetuare un volo sulla capitale straniera e soprattutto un volo fatto di volantini di propaganda a favore dell'amore per la propria patria. Quindi c'è, cioè, come vedete, veramente quasi un influencer d'altri tempi questo nostro D'Annunzio, e questo volo rimarrà leggendario in tutti i tempi. E quindi siamo arrivati all'ultima fase della vita di D'Annunzio, tra quelle che io voglio segnalarvi, perché comunque ci sarebbe veramente da fare un video di ore e ore e ore sul grande Vate. E quest'ultima fase che io voglio segnalarvi è quella del dopoguerra, quindi dopo la fine della prima guerra mondiale, e questa famosa impresa di Fiume, di cui, badate bene, abbiamo già parlato tantissimo, e di cui parleremo ancora tantissimo in storia nel dopoguerra. Quindi io vi invierò poi gli appunti per intero che vi ho scritto al computer su tutto D'Annunzio tra un po', così almeno vedete tutti i video, e quando arriveremo a quelli del dopoguerra io lì vi ho spiegato anche di nuovo tutto il concetto di vittoria mutilata e impresa di Fiume ancora più nello specifico. Qua andiamo a vedere più velocemente. Allora, dopo la fine della guerra, quindi D'Annunzio ha già perso l'uso dell'occhio destro, D'Annunzio fu molto amareggiato dalle trattative di pace.
e perché, ve l'ho detto spesso, riteneva che l'Italia, pur essendo nel blocco dei paesi vincitori, non avesse avuto nulla in cambio in quanto vincitrice, e quindi diffuse il concetto di vittoria mutilata, appunto. Per porre rimedio a questa vittoria mutilata, come era solito fare in quanto capopopolo, poeta, ma anche soldato, prese una sua decisione, così come aveva fatto per il volo su Vienna. Quindi il 12 settembre del 1919 partì con un proprio esercito di legionari alla volta della città di Fiume. Badate bene, Fiume non è una città in territorio italiano, è una città in territorio croato, come vi ho scritto, ma abitata allora e in realtà anche oggi in maggioranza da italiani. Pertanto, secondo D'Annunzio, sarebbe dovuta essere una città italiana, sarebbe dovuto essere il premio dell'Italia per la vittoria nella Prima Guerra Mondiale. E quindi, visto che gli altri vincitori non avevano dato questa città all'Italia, decise di prendersela lui con un proprio esercito. E addirittura testimonianze riportano il fatto che lui fosse anche febbricitante durante questa spedizione. E infatti, una volta arrivato a Fiume e accolto col suo esercito come un salvatore, perché gli italiani di Fiume volevano effettivamente essere parte dello Stato italiano, dovette anche fermarsi perché la febbre nel frattempo si era alzata troppo. E qui lui instaurò una breve reggenza che poi fu sgombrata ufficialmente dal governo Giolitti. Ecco qua che ritroviamo Giolitti. Ricordate, quando abbiamo studiato l'età di Giolitti, avevamo già detto che Giolitti in effetti diede molte volte le dimissioni e tornò molte volte al governo, e l'ultima volta fu proprio nel dopoguerra, come già aveva preventivato lui, nominando come suo successore, dopo aver dato l'ultima volta le dimissioni poco prima della Prima Guerra Mondiale, un uomo di destra, Salandra, immaginando che appunto, non funzionando la destra durante la guerra, gli italiani avrebbero preferito poi un governo di sinistra dopo la guerra. E infatti, dopo la guerra, riuscì a tornare lui, liberale di sinistra, al governo, ma fu poi la sua ultima volta. Però riuscì ad avere questo merito, cioè quello di riuscire a far tornare indietro D'Annunzio, che non aveva nessuna intenzione di lasciare la reggenza di Fiume. Poi Fiume, come vedremo in storia, per un periodo fu data effettivamente all'Italia, ma poi col Trattato di Rapallo le fu tolta, e quindi D'Annunzio ebbe una grande delusione per la fine di questa sua grande impresa. Questa delusione lo spinse nell'ultima fase, nell'ultimissima fase della sua vita, a cercare una dimora più ritirata, che diventerà poi, tuttora, una cittadella con all'interno tutte le testimonianze della vita del grande Vate, del grande poeta soldato, con stanze di cui vi mostrerò le immagini arredate dallo stesso poeta in maniera minuziosa, in maniera anche molto eccentrica, tipica di un grande esteta quale lui era. E proprio in una delle stanze del Vittoriale morì nel 1938 per emorragia cerebrale. E ovviamente io non ho scritto qui, ma ce l'avete sulle fotocopie, perché è una parte importante della sua vita. Lui, nel periodo in cui dal 20, quindi al 38, salì al potere, dal 21, salì al potere in Italia il fascismo, abbracciò l'ideale fascista, ovviamente da buon nazionalista qual era, però ci sono dei resti, diciamo, delle testimonianze di questo suo fascismo in alcune opere,
come poi vedremo appunto nella poetica e nelle opere, quindi ci torneremo su questo, ma non abbracciò poi la fase più estrema del fascismo. D'altronde non visse la seconda guerra mondiale, quindi non visse la fase effettivamente più estrema. Quindi, ragazzi, io ho cercato di darvi un po' un excursus sulla vita di questo grandissimo poeta. Torneremo con altri video, si spera in realtà in classe, sulla poetica e sulle opere, ma voglio che voi abbiate in mente questo percorso logico, perché dovete, come nella prima guerra mondiale, riuscire a spiegare senza avere nulla davanti. Buono studio!